Fa tutto, ti volevo chiedere Rocco, saresti innanzitutto siamo primi al mondo nella categoria intrattenimento su Twitch. Grazie ragazzi, grazie Rocco. Grazie. Se volevi venire anche settimana prossima che ti portavamo delle no, tu oggi ci hai raccontato le tue esperienze, se volevi fare un po' da professore del porno per delle esperienze raccontate da noi. Se ti Perché no? interessava più avanti, dato siamo tutti in quarantena qua. Perché Molto volentieri. Allora, Rocco, non so se vedi bene. no? Vedo uno schermo nero. Dovresti fare double tap sullo schermo nero e si dovrebbe ingrandire. Si ingrandisce un cazzo qua. Io faccio il double tap, aspettiamo Lorenzo, No, vedo un no, no, se po'. riesci. Allora, fai partire il video. Se riesci a vedere la faccia, va bene. Tanto sono solo foto Ah, di. okay. Adesso la vedo la faccia. Oh, vedo la prima, una bruna. Sì. No, non passo un cazzo, va bene, Ok, lei è Sofì, credo, dei Me Contro Te, youtuber. Sofì, va benissimo, ma è francese? No, credo sia di Palermo. Ah, di Palermo, grande. Questa è la prima ragazza, boh, promossa. Promossa. Passiamo alla seconda. Ah, ok, Sofì, età 21 anni. Greta, età 24. Qui vedo il collo, purtroppo, vedo la bocca e i capelli corti sul collo. Non vedo gli occhi, non vedo il rosso. Enrico, se puoi. Enrico? È Vabbè, già il più passiamo alla grande di prossima. Coppa. Passiamo alla prossima. Sai che vedo? Vedo il collo di lei e poi gli occhi gli occhi di Gigino. Quindi Siamo incastrati. mentre così la passo, diciamo. Allora, Rocco, tu sei da telefono o da computer? Telefono. Ma è un computer anche davanti? Perché Come no? Ce l'ho. se no ti passo cosa scrivere su Google e vedi la diretta, basta che muti l'audio ovviamente. Dimmelo. Allora, Twitch, Ok. spazio HO Milano Okay. Y Atoll, Twitch Omiatol, Milano, Y. poi Ti dovrebbe comparire. Omi, Sì? Dimmi se ti. sì. Il primo Omi risultato. a toy Twitch. Esatto, siamo noi. Cliccala. Ok. Ti vedi? Dimmi se ti vedi. Ah, la vedo lei, sì, carina, carina, carina. Mi Promossa? vedo. La vedo. No, no, è figa, oh. Ok, perfetto. Promossa anche Greta, andiamo avanti. 2 su 2, andiamo avanti. Sofia? Aspetta che me lo sta. Sì, siamo 3 secondi di delay, di ritardo abbiamo. La bombi o la passi? Aspetta, sta caricando, 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 caricando. Strano che ci mette così tanto. Ah, eccola qua. Aspetta. Mi era appena arrivata, sono andato dietro un attimo, mi era appena arrivato, però la sta caricando. No, ma l'ho vista un attimo, l'ho intravista un attimo. No, no, la bombo è come? Come si chiama la corsa? Ho Sofia, Sofia. detto tutte buone così le YouTuber, scusatemi un attimo. Il settore chiede, è un po' così. Tutte molto buone. Allora aspetta un attimo, perché non. Ritorna su Google, vai indietro alla pagina di Google, se vuoi. Ok, c'hai ragione, sì, adesso l'ho caricato direttamente da Google. Sì, no, molto carina, yes. Sofia Viscardi, età Bravo, 21. esatto. 21. Perfetto, promossa anche lei, andiamo avanti. Sì, Ma ragazzi, metteteci una racchia proprio, perché sennò diventa difficile. la Sabri. Aspetta, vedo dei capelli rossi. No, vabbè, io con i capelli rossi ho un problema che divento matto, quindi qua no, ma super bombo, 31 anni, la Sabri, super bombo. Ok, perfetto, perfettissimo. Se riesci a vedere, siamo 2-3 secondi di ritardo, ma puoi vedere lo schermo principale. Oh! Blu, ah, carina lei con i capelli blu, molto carina.
Kokeshi. Come si chiama? Kokeshi, nome d'arte. Ah, Kokeshi mi piace. Quanti anni ha? Bella, 25. molto bella. Ragazzi, Promossa anche lei. non so, cioè, che dirvi? Sono tutte Sono fighe. tutte carine, sono tutte molto carine, devo dire. Promossa anche Kokeshi. Oh, Anche lei, Kappa Licious. ma anche lei, sì, vabbè, ma scusate, ma youtuber, cioè youtuber sono molto carine. Ma io non capisco però su questa live perché ci mette così tanto. Anche i ragazzi a casa lo vedono È così. E indifferita. Sì, siamo un po' indifferiti per colpa di internet. che cazzo ci mette così tanto? Perché voi Sì, me sono ne 15 vedi secondi di differenza. sul telefonino, ma arriva subito subito. Non so se ci vedi o ti arriva la rotellina che carica. No, lì c'è solo rotellina sul Ah, computer ok, davanti. allora è internet. Non so se riesci a vedere lei. Prova ad abbassare la qualità, Rocco. Aspetta, ti provo a dare una mano. Sullo schermo, cliccando sullo schermo, se c'è solo una rotellina, in basso a destra nello schermo c'è un'altra rotellina delle impostazioni. E puoi abbassare la qualità. Impostazioni. E puoi abbassare la. Perfetto. Ok, adesso è arrivato Charlie Moon 23. Io non la conosco questa ragazza. Oh! Molto carine, Aspettate. tutte diverse comunque, molto carine, ma tutte diverse. Aspettate che mi si è bloccato a me. Mi si è bloccato a me lo schermo. Noi ti vediamo. Vedi, hai detto, vedi un po' se abbassi la qualità. Si è abbassata. Mi si è bloccato a me lo schermo. Non so a. Se ti dico, no, siamo ancora live. Troppo C'è traffico. No, mi. troppa gente che ci guarda? No. Io No, non sempre. vedo più niente. traffico, dici? Aspetta che faccio un riavvio tattico. Faccio un riavvio tattico di Google. Ok. Scusatemi ragazzi. Ritorniamo subito. E mi si è bloccato Google. Che vi devo dire? Ritorniamo tra un secondo. Siamo. Grazie ragazzi per tutti gli abbonamenti. Eccoci, ci siamo di nuovo. Siamo operativi. Mi sentite? Yes. Sì. Ok, perfetto, siamo di nuovo operativi. Colpa mia. Allora, mi C'è sa che ne abbiamo sempre saltata una. Charlie Moon. No, C'è sempre no, no. Charlie Moon. Charlie Moon. Siamo sempre Charlie Moon, età 23 anni, youtuber, pareri? No, adesso c'è un ragazzo che si mangia il telefonino. Ma. Ah, devi aver cliccato su un'altra live, credo. No, ma aspetta. No. Di schianto. Ah, no, Charlie Moon, ok. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po'. Oi! Chi è? Esmeralda. Esmeralda? Esmeralda, 23 anni, non so cosa vedi tu, Rocco, se la vedi, se non la vedi. Esmeralda Morichelli la vedo proprio perfetta per il porno. Ecco, facciamoglielo sapere che sei, diciamo Proprio che il tuo perfetta, molto benestare nel perfetta. settore. Guarda che bombe che ha, che bocca che ha, ragazzi. Cioè, veramente, io non so di cosa ti occupa Esmeralda Morichelli come youtuber. Cosa tratta? Foto di lei e fitness. Vabbè, capito. Anche il nome Smeralda è Mamma abbastanza. mia, c'è. Ma di dov'è lei? Molto figa. Lei dovrebbe vivere a Milano. Molto bella. Non so se ha avuto qualche esperienza passata, ma secondo me potresti contattarla, potrebbe farle piacere, diciamo. Fitness, Sì, influencer, la classica influencer che fa vedere anche il fitness.
Fitness e non dickness. Occhio, mi raccomando. Fitness. Super bombabile. Ma mi sembra proprio di sì, Perfetto. Poi questi labroni. Oh. No, Frafro, che è più una ragazza timida, disegnatrice di YouTube. Come si chiama? Frafrog. Frafrog, sto aspettando di vederla qui su perché lì vedo solo le mani. Disegnatrice di YouTube? Sì, fa un po' più YouTube Kids, fa un po' più cose per bambini, family friendly, molto più tranquilla. The video download was cancelled. Please try again. Error. Ripartiamo. Riparto, Sì, non ti preoccupare, prendi tutto il tempo che... Frafrog è carina, È carina. Ora c'è la moda dei capelli un po' colorati. Molto simpatica, molto simpatica. Andiamo avanti. Oh. Forever Teenager. Qua abbiamo Camilla invece. Questa è figa forte. Dalle labbra la vedo molto bella. Questa è una ragazza che faceva i video con noi, che è comparsa Camilla in alcuni video. Camilla è top. La più bella di tutte è lei, Camilla. Camilla, anche la chat è un po' innamorata di Camilla, devi sapere. The queen is Camilla. Perfetto. The queen is Camilla, 22. Camilla è molto, e poi è molto sensuale, molto bella. Grazie, quindi per ora lei top 1. Grazie, Omi. The queen is Camilla. Poi abbiamo Mina. Mina? Mina, anni 20, non so se la vedi, Rocco. Vedo un bel sorriso, devo ancora vedere il resto. Peccato che vanno mandato solo i visi, però. Ma magari poi ci si... Perché è stata pensata all'ultimo questo format, però secondo me potrebbe essere molto interessante magari da riproporre anche con delle frasi, qualcosa. I fan anche, che se vogliono possono mandare, perché no? Non te ne approfittare però, Naturalmente foto di fan coperte, naturalmente. No. Eccola qua, è arrivata. Sì, è molto carina anche Mina, Devo dire molto molto carina. Devo dire che sono tutte le youtuber italiane sono molto carine, devo dire la verità. Sì, infatti se tu ci pensi, youtuber potrebbe essere proprio un titolo bello per una bella serie porno. YouTuber. Bello. Ma secondo me... Guardo la scritta sotto, Tumi Trumber. You wanna trumber con me? Che ti devo dire, amore? Guarda che bella che sei. Ma secondo me lo sai che possono scappare delle proposte indecenti e potrebbero... Guarda che la youtuber con Rocco... Altro che... Youtuber! Ragazzi... Vai pure avanti. Beati voi che ci avete tutte queste youtuber che vi seguono. Questa è la prossima, Chiara. Non mi sembra male neanche lei, vabbè, ho capito. Ma quante ce ne hai, scusami? Ma no, non sono nostre, sono ragazze che fanno i video su YouTube. Ma quante ne sono? Secondo me in Italia di famose una quarantina, cinquantina ci sono, Addirittura? Sì. Sono ormai tante. È come se fosse la televisione... Sì. E tutte su Twitch? No, molto poche su Twitch. Diciamo che Twitch è un po' popolata da uomini, Twitch. Sì, soprattutto dove loro? Su YouTube, perché è più facile, è un mondo più facile. Twitch è un po' più per persone informate ancora sui fatti, diciamo. Twitch è un po' più nazional popolare ancora. YouTube è più nazional popolare ancora, Twitch è nuovo, per cui la gente ancora lo sta iniziando a scoprire. Un po' più sofisticato. Esatto. Vabbè, andiamo avanti, vediamo quante ne mancano, mi sa che ne mancano due. Marzia.
lì non vedo proprio nulla. Ti consiglio questa, ti consiglio di ricaricare la pagina perché questa è la YouTuber più famosa in Italia e non credo del mondo, ma una delle più famose del mondo, italiana, italiana. Marzia? Sì, sposata con PewDiePie, che è lo YouTuber più famoso del mondo, il primo. PewDiePie? Sì. E che fa lui? Fa video come noi, video anche un po' di videogiochi, e lei è la sua moglie, non so se la vedi, ma lei è Dov'è lui? della Svezia e lei è del Veneto, una cosa del genere. Ah, pensa te. Mi sa che lui me l'ha fatto vedere mio figlio. E lui è proprio il più famoso del Lui mondo. ha 100 milioni di seguaci e più. Ma perché? Che roba fa? Cioè, che tipo di... Faceva videogiochi e ora fa sempre videogiochi e umorismo. Sì, ora fa un po' di meme, recensisce un po' i meme, guarda un po' i video su internet, dà la sua opinione in più videogiochi, però recentemente si è sposato e sono tutti impazziti a vedere il matrimonio e tutto, perché si è sposato con Marzia che era una sua fan. Sì, Sì, pazzesco. sì, E sì. lei è brava quanto lui? Ma lei è brava perché essendo italiana si è rivalutata totalmente in un mondo che non è il suo e parlando è tutto in inglese, per cui ha fatto carriera in maniera esponenziale, anche perché ovviamente è la sua fidanzata, però è molto brava. È un po' per ragazze, devo dire, per cui non è che me la guardo tanto, però merita. Però Ti merita. bravo Marzia, è carina comunque, dai. Molto carina. Mi sa che c'è l'ultima, signor Hank. Oh. Oh! Mi sembra bella lei, eh? L'ho intravista, fammela ricaricare la pagina. Mi sembra niente male. Asia Gianese. Asia Gianese. Ah, vabbè, questa è una figa da 10.000. Da 100.000 like al secondo, dai, questa è una modella, una figa È una pazzesca. nostra amica che viene sempre, quella che viene più spesso in live, nel senso viene, nel senso Partecipa, partecipa. partecipa. Molto bella. Ma che fa lei? Modella. Però Instagram model. lei può venire molto spesso alle nostre, lei viene spesso alle nostre ospitate, per cui se vuoi rivenire te la facciamo trovare come ospite. Ci si può parlare direttamente. Ospitate in videoconferenza. Sì, per ora sì, ma la conosciamo anche dal vivo, abbiamo fatto delle svariate serate, è molto simpatica, è molto liberté, diciamo così. Di Dov'è? Milano, di Milano. Grande, gran bella ragazza, bellissima. Andiamo avanti, Enrico. Oh. Fantastic. Non so chi sia lei, però è una TikToker. Ecco, entriamo anche nel mondo dei TikToker, questi nuovi ragazzi che fanno i video con la musica, col telefonino, destra, sinistra, un po' così e cos'ha. Sembra così, cioè così, il primo acchito, pensa tu, lì da lontano sul telefonino, mi sembrava Sasha Grey. Anch'io, anche a me. Virginia, Ha un po'. 20 anni, lì è molto bella, devo dirti la verità, ha degli occhi molto belli, è molto sensuale, molto carina. È sicuramente top 3 lei, quella che mi avevate fatto vedere all'inizio, la Camilla e modella, loro tre sono pazzeschi. Asia. Camilla, Asia e Virginia. Vediamo, mi Yeah. sa che ce ne sono ancora due o tre, probabilmente. Oh, Marina. Bella anche lei, molto bella. 30 anni, Molto fa un po' la Michelle Hunziker del web, diciamo. Molto bella. simpatica. Sì, molto bella. Di dov'è? Credo sia di Torino, di Torino. Mucho bonita, molto bella. Next. Molto donna. Oh, Emma del Toro, TikToker, età 20. Io ho messo ovviamente anche le nuove leve del mondo degli influencer. Non seguo il mondo di TikTok, però devo dire che ci sono tante bellissime ragazze, devo dire la verità. A TikTok? Conosci TikTok, Sì, però non ci sono, non, cioè non la seguo, non lo seguo. Emma del Toro, 20 anni, carina, molto bella. Vabbè, lei è una bambina. Sì,
Ecco qua. Ok, perfetto, perfetto. Possiamo smettere la condivisione. Per cui, diciamo, Molto in questo piccolo format abbiamo la nostra top 3 che è composta da Camilla, Asia. l'altra che sembra un po' Sasha Grey, e Asia Gianese, Asia, la modella di Milano. Yes. Che potrai, diciamo, incontrare qui se vorrai la prossima ospitata. Rocco, io ti Ok. voglio, sei stato gentilissimo, non ti voglio rubare troppo tempo stasera, per cui noi saremmo, e io sarei onorato a riaverti con calma settimana prossima per approfondire ulteriormente il discorso, avere magari un ospite, una metà in cui raccontiamo noi qualcosa a te e tu ci dai dei consigli, delle tue visioni, ci racconti le tue esperienze. E magari farti Assolutamente. vedere i video delle ragazze e presentarti alle ragazze che magari ci scappa la proposta indecente e il boom, il botto. Qualche ragazza che vuole fare film, dici? Ma secondo me la YouTuber con Rocco, ma pensa all'impatto mediatico, la YouTuber già famosa o l'influencer con Rocco, la storia, boom, si È uniscono i due un'esplosione mondi. incredibile. Ma tu parli di storia da fare su YouTube No, no, o parlo di video porno, la storia nel senso un bel ma porno mestiere. virale. Così mi piace, Devono essere così capaci. mi piace. Secondo me, ci potrebbe scappare qualcosa, un lavoro, ecco, diciamolo. Dopo il corona, qui è tutto bloccato, è tutto bloccato, anche i test, cioè è pazzesco. Non lo so, anche se vuoi fare l'ultima domanda, una piccola curiosità, un qualcosa, l'ultimo che poi lo lasciamo perché grazie mille, sei stato con noi tantissimo. Non so se vuoi fare altro, ma io lo terrei e Rocco li terrei molto volentieri per prossima settimana, quando vuoi tu, anche tra 2 settimane, che secondo me è più interessante se organizziamo qualcosa di più strutturato per Ok. te. Però l'ultimissima domanda, Hank, se ce l'hai. Ma diciamo, qua mi sono segnato un po' di cose, ho studiato la tua Wikipedia, ci sono 6 paginate di premi, quelli che hai citato, i tuoi numeri sono ovviamente incredibili, 750.